Allora, capiamo una cosa, sto provando il OneMo 2 di PGY Tech e devo dire che è il migliore zaino che io abbia mai acquistato. Zaino che sicuramente non è economico, ma non è neanche tra i più costosi. In questo video, ragazzi, faremo un po' di chiarezza per capire effettivamente se fa il caso vostro o meno. Però, prima di cominciare, vi ricordo di lasciare un bel like e iscrivervi al canale. Ah, giusto, mi raccomando, anche la campanella delle notifiche è importante per non perdervi altri video. E let's go! Ok ragazzi, eccoci qua, questa è la versione da 25 litri più 7 litri, espandibile, tra poco vi mostrerò come espanderlo. E come se non bastasse, in aggiunta avete anche questa borsa piccola in dotazione, potete espanderlo in altezza, questo lo potete usare magari quando volete stare più leggeri, quando volete portare dietro l'essenziale come la fotocamera, le batterie e una lente. Potete mettere anche lo strap se volete, non è altro che una tracolla. È diviso in tre scompartimenti, ma se volete potete configurarlo come vi pare. Allora, il materiale, ragazzi, è fantastico, solo che avendo l'apertura nella parte posteriore, quindi si apre sostanzialmente così, avete la parte dietro che striscia sempre a terra, comunque riuscirete a pulirlo bene senza problemi. Le tasche, secondo me, sono più che sufficienti per quello che devo fare. Abbiamo gli spallacci che sono rigidi, ben strutturati, ci sono un sacco di posti dove agganciare le vostre cose, ad esempio. Nell'altro spallaccio invece c'è una tasca in tessuto. Ecco, questo tessuto elastico, secondo me, si usura molto facilmente. È uno di quei tessuti che dopo un po' che viene sfregato lascia quei pallini, però penso che prima o poi lo toglierò perché non mi piace per niente. La parte posteriore presenta dei bumper, del padding se vogliamo essere più tecnici, che presenta queste scanalature per far traspirare la schiena. Il padding è ricoperto con questo tessuto in mesh, a parer mio molto bello da vedere. Lo zaino potete prenderlo praticamente come vi va, ha un sacco di impugnature, tipo questa, questa e questa classica. Prima di aprirlo, però, vi faccio vedere le tasche. Da questa parte abbiamo una tasca che non è una tasca, ovvero sì, è una tasca, ma ha una doppia funzione. Da qui appunto potete prendere la macchina fotografica senza dover aprire necessariamente lo zaino. Ecco, è un quick access, adesso mi è venuto il termine. Qui abbiamo un'altra tasca dove potete mettere, in questo caso ci ho messo delle medicine. Con questi segnalini potete capire se le batterie che avete messo sono scariche oppure no. Potete infilarci cavi, potete infilare più o meno quello che vi pare. Da quest'altro lato invece abbiamo una vera e propria tasca, cioè nel senso che questa è la sua principale funzione. Qua ad esempio ci ho infilato il case delle schedine. Sotto ad esempio abbiamo un portaborracce molto stretto, che è un bene. Adesso vi faccio vedere all'interno come è realizzato. Apriamolo. I divisori, ragazzi, sono secondo me un punto a favore per questo zaino, perché oltre ad essere rigidissimi, sono anche super resistenti, anche per quanto riguarda il velcro. Il velcro si attacca, che è una meraviglia. Ecco, questa ad esempio è la mia disposizione dei divisori, è la mia configurazione, potete configurarlo come vi pare. Questa non è neanche la mia configurazione più completa, nel senso che questa la uso quando magari devo fare le foto, quando devo fare i video. Un altro tipo di attrezzatura e un altro tipo di configurazione. Nell'apertura, ragazzi, nel coperchio, apertura, chiamatelo un po' come vi pare, possiamo metterci il portatile. Ad esempio, io qui ci ho messo il mio Surface Studio Laptop 2. Ci sta anche un computer da 14 pollici e da 16 pollici. In verità ha due tasche, una più piccola dove magari ci potete mettere il tablet. Qua nella parte superiore, ragazzi, volendo potete montarci un treppiede piccolo così. Io ad esempio utilizzo un Manfrotto piccolo, non mi ricordo quale modello sia, c'ha un nome stranissimo, però comunque riesco a portarlo senza problemi. Perché ci sono dei ganci con cui potete bloccare appunto il treppiede. Potete portarlo o qua sopra oppure qua sotto, perché ci sono anche qua sotto i ganci. E per quanto riguarda la sicurezza, beh, they got you covered. Alla fine della corsa le cerniere hanno un utilissimo blocco per gli zip, in modo da garantire una chiusura extra nel caso siate in viaggio, perché non si sa mai, sapete, i borseggiatori. E è anche resistente all'acqua, non è totalmente idrorepellente, per carità. Nel caso questa protezione non dovesse bastare, qua all'interno troverete anche un rivestimento idrorepellente per lo zaino, tipo Keyway. E trovate anche i ganci che stavo dicendo prima. Ma Elliot, quanto è grande effettivamente questo zaino? Allora, lo zaino da questo stato qua passa a questo stato qua, quindi è enorme. Adesso è vuoto qua all'interno, però può ospitare anche un RS4 Pro.
per dirvi. Io ad esempio col mio RSC2 viaggio che è una meraviglia, al posto che prendersi la borsa esterna per i gimbal con tutto dentro, che potrebbe essere anche un po' scomodo volendo, lo buttate qua dentro il gimbal, chiudete e il gioco è fatto. Per quanto riguarda la comodità, ragazzi, come siamo messi? Beh, questo è tra gli zaini più comodi che abbia mai provato. Oltre a stare bene nella schiena, non vi compromette la postura, anche se lo caricate come ho fatto adesso, che è bello pesante, però non è neanche tra le configurazioni più pesanti che ho. Anche se lo caricate così, ragazzi, non sentirete più di tanto il peso. Anche se lo espandete, ragazzi, in aeroporto non vi faranno storie, quindi tranquilli. Se lo indossate a lungo periodo non sentirete più di tanto il peso, non vi darà fastidio, non vi sentirete le spalle pesanti. E anche se sentirete il peso, ragazzi, ci sono questi strap, quelli lombari, che funzionano come punto di contatto per scaricare il peso. E da quando lo sto usando, ragazzi, in queste ultime 2 settimane, veramente mi ha dato delle grosse soddisfazioni. Nonostante aggiungiate quei 7 litri extra ai già 25 litri, resta ancora abbastanza compatto. E se non dovessero bastare questi 25 più 7 litri, beh, sappiate che esiste anche il modello da 35 più 10 litri. Allora, ragazzi, sono uguali identici, solo che cambiano un paio di cose. Sicuramente dimensione e tasche. È giganterrimo, enorme, massiccio, gargantuesco. Il quick access ai lati qua ce l'abbiamo, mentre qua no, è assente. Tutto quello che vedete sono tasche. Il quick access piuttosto c'è nella parte superiore, però secondo me l'accesso rapido alla macchina sarebbe meglio averlo di lato, per un fatto più di comodità mia, ecco. E avrei voluto magari una tasca qua nella parte superiore della versione più piccola. Questo è praticamente quello che cambia. Le dimensioni, ragazzi, sono mostruose, come potete vedere. Parliamo di prezzi, ragazzi. La versione da 25, in particolare il grey camo, costa sui 249 euro, mentre la versione non camo costa 139 euro, quindi sono 10 euro differenza. Mentre la versione da 35 pollici costa un po' di più, qui viaggiamo sui 270, però ogni tanto vi beccate qualche sconto qua e là. Infatti vi lascio il link Amazon in descrizione. Grazie PGY Tech ancora una volta di avermi mandato gli zaini, sono molto contento. Sto scherzando, non mi hanno mandato un bel niente, quindi PGY Tech, if you want, hit me up. E per oggi è tutto, ragazzi. Vi ricordo, in descrizione trovate il link Amazon per acquistare gli zaini. Mi arriverà una commissione, a voi non costa un bel niente. Se vi è piaciuto il video, ragazzi, lasciate un bel mi piace e noi ci vediamo alla prossima.